Allora, buongiorno a tutti. Avevamo promesso che avremmo fatto, diciamo, qualche diretta. Siamo un po' in ritardo, però avevamo piacere di informarvi, di quello che sta, di come ci stiamo muovendo e delle notizie che ci sono qua in Burkina Faso. Sono in compagnia di Maurizio. Maurizio, Giusi, Tony, Piero. È il glorioso Elia, lui è l'Elia che doveva venire ed è venuto. Meno male. E, niente, stiamo procedendo stamattina allora, siamo arrivati praticamente ieri notte all'1:30, siamo atterrati qui a Ouagadougou. Siamo andati a letto alle 4, 4, 4 e mezza abbondanti e insomma un po' presi di sonno. Ieri abbiamo affrontato la prima giornata qui, che non è stata caotica naturalmente perché hanno un po' pietà di noi e quindi cercano di non farci stressare troppo. Comunque abbiamo già ieri in maniera particolare parlato, fatto alcuni programmi. Di quelli che sono i progetti che desideriamo fare, che desideriamo portare avanti, quello che il Signore ha messo nel nostro cuore. Ci sono tantissime novità di cui magari ne parleremo poi più avanti, di cui ancora stiamo cercando di mettere dei particolari su carta e cercare di farli nostri come chiarezza interiore, per poi chiaramente ve li comunicheremo. Comunque, già stamattina ci siamo messi al lavoro, siamo qui al centro, magari se vuoi fare una, magari più in alto. Siamo qua al centro, conoscete già questo centro, il centro dove c'è la chiesa, dove c'è il centro di accoglienza per le vedove, poi abbiamo l'orto, abbiamo l'azienda del tessile, abbiamo la scuola privata e poi abbiamo la chiesa qua dietro, chiaramente dove poi avremo modo domenica anche di poter ministrare. Stamattina stiamo già contrattando per l'acquisto del riso, stiamo prendendo almeno per iniziare, penso che riusciremo anche a fare qualcosa di più, riusciremo a prendere 3 tonnellate di riso, quindi è una buona quantità. Faremo una triplice distribuzione sia per la chiesa qui, perché ho detto al pastore che vogliamo essere voi di benedizione per il posto che ci sta ospitando, quindi per la chiesa, per il centro, quindi per le vedove e poi per i villaggi. Domani andremo a fare visita, andremo a vedere il primo pozzo che abbiamo finanziato con le offerte meravigliose che sono arrivate da tutti voi. Saremo a 150 km da qui. Avremo circa 3 ore di strada, 3 ore e mezza di strada ad andare, 3 ore e mezza a tornare per la gioia delle nostre schiene, Aia. alleluia, della nostra spina dorsale. Saremo lì, avremo questa, per la prima volta avremo le immagini dal drone. Elia, il nostro Elia, ha portato un drone. Ieri abbiamo postato delle foto dall'alto, avete visto sicuramente bellissime. E abbiamo chiesto anche l'autorizzazione alla polizia locale per poter fare questo, perché per la situazione attuale sono sempre in allerta per questioni di terrorismo, eccetera, eccetera. Quindi quando vedono cose strane in giro chiamano subito la polizia. Quindi abbiamo avvisato la polizia perché con il drone avremo la necessità di avere il permesso e lo avremo. E quindi vi faremo vedere anche le riprese dall'alto, sia sul pozzo che sui villaggi che ci sono attorno. Non so se si può fare la diretta con il Un po' drone. difficile, un po' È difficile. difficile? Vabbè. Comunque registreremo chiaramente tutto e poi vi faremo avere tutte le registrazioni. Niente, stamattina siamo qua perché per tutte le persone nuove che vengono ogni volta, il pastore con la moglie cercano di fare un tour, insomma, della struttura. Avrò un buon tempo con i bambini nella scuola, con le vedove, con l'azienda, insomma, l'orto e tante cose da fare. Quindi anche grazie alle offerte che ci sono state date, stiamo riuscendo anche a benedire la comunità qui locale e tante cose che poi chiaramente nei prossimi giorni vi faremo sapere naturalmente. Siamo
pieni di gioia, pieni di entusiasmo, pieni di tanto desiderio di fare del bene e di benedire questo popolo che è straordinario. E ora vorrei passare un attimo così un saluto da tutti quanti, così anche per poter, se volete dire qualcosa, dite qualcosa, per favore. Lui è Piero da Viareggio. Buongiorno a tutti, io è la prima esperienza che faccio, diciamo, in Africa in questa maniera, e credo che sia veramente una cosa meravigliosa. Chi ha nel cuore in futuro di fare una cosa del genere, di partecipare, ve lo consiglio, perché veramente non solo può essere di benedizione, ma riceviamo anche tanto. Quindi un saluto e buona giornata a più avanti. Ciao, sono Maurizio, è la prima esperienza che faccio qui in Africa. Per adesso è stata emozionante, ma soprattutto ho constatato la sensibilità, l'amore che hanno per tutti noi, che siamo stranieri, che siamo di pelle bianca. È incredibile, ci saranno altre emozioni ancora più forti in questi giorni. Ciao a tutti. È Giussi. Ciao, io sono Giussi. Niente, per me è molto semplice la cosa. La gioia che stanno dando a noi è qualcosa di molto, ma molto emozionante. La gentilezza, la cortesia, uno sguardo così semplice ma pieno di amore, questo è quello che ci stanno trasmettendo, dai bambini alle donne più grandi di età, alla moglie del pastore, qualcosa di fantastico. Quindi ho la gioia nel cuore per questo e spero di vederne ancora di più di queste cose quando ci sposteremo nei vari villaggi. Un abbraccio e un bacio a voi e benedizioni. Ciao, io sono Tony. Che dire, è un posto stupendo, tocca il cuore, te lo rompe, te lo schiaccia, te lo rende talmente piccolo che non sai cosa dire. È tutto da prendere e poi dare poco. Dio è buono. Amen. Ciao, io sono Elia e sono veramente onorato di far parte di questa missione, siamo a posto qui meraviglioso, in questo paesaggio bellissimo, e siamo queste persone che sono di un amore esorbitante. E volevo ringraziare immensamente anche tutti voi, perché questa missione non avrebbe successo se non grazie a voi e queste benedizioni. Grazie, ciao. Ok, avremo sicuramente altre dirette che faremo e avremo l'opportunità di poter farvi sapere. Domani cerchiamo di fare proprio una diretta direttamente dal pozzo dove abbiamo scavato. Il primo pozzo probabilmente lo hanno quasi completato, quindi domani andremo lì per inaugurare la pompa che hanno appena messo. Hanno fatto lo scavo, hanno messo i tubi, hanno montato la pompa, stanno facendo la gettata di cemento. E per il prossimo già è in lavorazione, il secondo è già in lavorazione, un posto ancora più lontano. Non so se riusciremo ad andare, perché è una zona molto pericolosa, perché ultimamente gli attentati terroristici sono aumentati, e quindi con il nostro referente qui, il pastore Daniel Delma, ha detto che sarebbe troppo rischioso andare in quelle zone, quindi sicuramente quando finiranno avremo tutte le fotografie, avremo tutto il materiale da pubblicare per poter testimoniare, poter insomma anche ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno dato e che si sono privati di qualcosa per poter dare qualcosa di importante a tante persone. Volevo solo ricordarvi che un pozzo d'acqua dà una benedizione a migliaia e migliaia di persone, quindi veramente ne vale la pena. E Piero, anche constatando qui, lui in maniera particolare lavora a che fare con la terra, quindi con l'azienda agricola, ci rendiamo conto sempre di più di quanto sia importante poter dare acqua in abbondanza. Abbiamo un nuovo progetto che stiamo portando avanti, che poi vi faremo sapere, un nuovo progetto imprenditoriale questa volta, che può benedire a livello economico il territorio, dare da lavorare a tante persone e creare anche un indotto straordinario a livello economico e a livello lavorativo. Quindi abbiamo già messo le mani su questo progetto, lo stiamo portando avanti e tante cose belle che il Signore sta mettendo nel nostro cuore.
oltre al fatto un altro progetto straordinario, che è quello che si è messo nel mio cuore, di poter iniziare finalmente con delle campagne evangelistiche di massa qui in Burkina Faso. Abbiamo il posto, abbiamo il luogo, abbiamo tutte le autorizzazioni per fare questo. Mancano soltanto in questo momento i fondi economici, ma so che arriveranno, perché c'è la possibilità di poter portare in questo luogo, perché c'è un grandissimo spazio qui che verrebbe messo a disposizione, darebbe la possibilità ad almeno 5-6.000 persone di venire qua a poter venire ad ascoltare il messaggio del Vangelo. Quindi ci stiamo lavorando, chiediamo le vostre preghiere e chiediamo il vostro aiuto in tutto. Quindi vi benediciamo con tutto il cuore e vi ringraziamo sempre, perché senza, come diceva Elia, senza le vostre preghiere, ma senza le vostre, il vostro aiuto economico, noi non potremmo fare niente. Quindi grazie a Dio per tutti coloro che hanno avuto la forza, il coraggio, il desiderio di mettere le mani in tasca e uscire fuori i soldi, perché Dio non ha soldi, i suoi soldi sono nelle nostre tasche. E riflettevamo stamattina proprio a quello che dice, che è scritto nella lettera di Giacomo, che dice così. Giacomo è molto pratico, dice: se vedi tuo fratello che è nel bisogno, è inutile che lo abbracci, gli dici Dio ti benedica, io pregherò per te. Giacomo dice una cosa molto pratica, dice: chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi noi pensiamo a quanto peccato commettiamo noi. Noi pensiamo che il peccato sia quello il classico, no? Il sesso, la droga, l'omicidio, il furto. No, no, Giacomo dice: chi può fare il bene e non lo fa, chi può farlo e non lo fa, commette peccato. E allora noi siamo qui per espiare i nostri peccati. E grazie alle vostre offerte stiamo espiando i peccati di tanti. E quindi se c'è qualcuno che si sente in colpa, che sente il peccato nel proprio cuore e vuoi fare qualcosa, noi siamo qui proprio sul territorio. Se desideri, mettiti in contatto con noi, perché veramente c'è tanta cosa che possiamo fare. E vogliamo concludere con buon compleanno a Elia! Auguri Elia! Auguri! Che oggi fa 27 anni. Grazie di tutto, grazie a tutti voi. Ci vediamo presto. Ciao! 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 Ciao. Ok, siamo qui a espiare.